Eccoci di nuovo, eccoci a questo appuntamento del mese di febbraio. Allora, non mi sembrava il caso di fare nulla per essere troppo aderente a San Valentino, l'amore, eccetera, eccetera. Però poi ci ho pensato e alla fine sull'amore ci cadiamo. O meglio. E lo sentirete, non è amore, è emozione ed è molto, molto, molto più vicina, più possibile e più nostra. Dunque, questo brano che, come forse qualcuno di voi avrà letto, Eliseuin è un personaggio, questo brano è appunto su Eliseuin, che è un personaggio del romanzo di Baricco Oceano Mare. E mi ci sono letteralmente imbattuta parecchi anni fa quando cercavo dei brani che legassero il mare all'amore. Io il romanzo non l'avevo letto, poi ne ho letto una parte, è ancora lì che mi aspetta. Perché? È successa una cosa particolare. Questo brano mi ha dato tanto, ha dato tanto alla mia fantasia, perché ho pensato che in questo brano ci fosse uno spazio grande, appunto come l'oceano, per far entrare le esperienze emotive, le emozioni di tutti, perché in un brano del genere, secondo me, ognuno di noi può trovarci un pezzettino suo, veramente suo. E l'ho riproposto perché è bello, perché lascia le porte aperte, perché non è un cominciare bene, finire male o viceversa. Non ci sono limiti. È come il mare, è grande, è come l'oceano. E questo brano ha una particolarità, diciamo piccino, perché è contenuto come ormai tutti gli altri brani che sto proponendo per non togliervi troppo tempo. E alla fine io ho pensato di volerlo un pochino arricchire. Non so se ci riesco. Ho cercato di metterci un video, adesso vediamo, lo faremo partire, vediamo se si vede, si sente, ma deve essere un'ombra, certamente non sarà prevalente rispetto al racconto. Andiamo a stringere alla fine del brano, lascerò passare un minuto, forse neanche, per farvi sedimentare e poi chiuderò con un piccolissimo pensiero che anche qui io immagino, mi ci sono imbattuta, in internet si trovano tante cose, ho trovato anche questo, ed è un pensiero di Camilleri e l'ho trovato così perfetto per commentare questo brano, che ho detto benissimo, questa sarà poi la chiusura di tutto il nostro incontro. Allora, andiamo a incominciare sperando che io sia capace di far partire il video, e questa già è una cosa. Ora ci proviamo, voi sarete pazienti, vediamo un pochino che succede. Ok. Eccoci. Entriamo un po' nell'atmosfera del mare. Immobile, con la lanterna spenta in mano, Eliseuin sentiva il proprio nome arrivarle da lontano, mescolato al vento e al fragore del mare. Nel buio, davanti a sé, vedeva incrociarsi le piccole luci di tante lanterne, ognuna sperduta in un suo viaggio sull'orlo della burrasca. Non c'erano nella sua mente né inquietudine né paura. Un lago tranquillo le era esploso tutta un tratto nell'anima. Aveva lo stesso suono di una voce che conosceva. Si voltò e
lentamente tornò sui suoi passi. Non c'era più vento, non c'era più notte, non c'era più mare per lei. Andava e sapeva dove andare. Questo era tutto. Sensazione meravigliosa di quando il destino finalmente si schiude e diventa sentiero distinto e orma inequivocabile e direzione certa. Il tempo interminabile dell'avvicinamento, quell'accostarsi che si vorrebbe non finisse mai, il gesto di consegnarsi al destino. Quella è un'emozione, senza più dilemmi, senza più menzogne, sapere dove e raggiungerlo, qualunque sia il destino. Camminava ed era la cosa più bella che avesse mai fatto. Vide la locanda Almayer avvicinarsi, le sue luci. Lasciò la spiaggia, arrivò alla soglia, entrò e chiuse dietro di sé quella porta da cui, insieme agli altri, chissà quanto tempo prima, era uscita di corsa senza ancora nulla sapere. Silenzio. Sul pavimento di legno, un passo dopo l'altro, granelli di sabbia che scricchiolano sotto i piedi. E al centro della stanza, immobile, Adams che la guarda. Un passo dopo l'altro, fino ad arrivargli vicino e dirgli: "Non mi farai del male, vero?" "Non le farà del male, vero?" "No." Allora, Eliseo prese tra le mani il volto di quell'uomo e lo baciò. Nelle terre di Carewal non smetterebbero mai di raccontare questa storia, se solo la conoscessero. Non smetterebbero mai, ognuno a modo suo, ma tutti continuerebbero a raccontare di quei due e di un'intera notte passata a restituirsi la vita, l'un l'altra, con le labbra e con le mani. Una ragazzina che non ha visto nulla e un uomo che ha visto troppo. Uno dentro l'altra, ogni palmo di pelle un viaggio, di scoperta, di ritorno. Nella bocca di Adams a sentire il sapore del mondo, sul seno di Eliseo a dimenticarlo, nel grembo di quella notte stravolta, nera burrasca, lapilli di schiuma nel buio, onde come cataste franate, rumore, sonore folate, furiose di suono e velocità, lanciate sul pelo del mare, nei nervi del mondo, oceano mare, colosso che gronda, stravolto. Sospiri, sospiri nella gola di Eliseuin, velluto che vola, sospiri ad ogni passo nuovo in quel mondo che valica monti mai visti e laghi di forme impensabili. Sul ventre di Adams, il peso bianco di quella ragazzina che dondola musiche mute. Chi l'avrebbe mai detto? Che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano, accarezzando le gambe di una ragazzina, si possa correre così veloci e fuggire, fuggire da tutto, vedere lontano. Venivano dai due più lontani estremi della vita. Questo è stupefacente da pensare, che mai si sarebbero sfiorati se non attraversando da capo a piedi l'universo. E invece nemmeno si erano dovuti cercare. Questo è incredibile. E tutto il difficile era stato solo riconoscersi. Riconoscersi, una cosa di un attimo, il primo sguardo, e già lo sapevano. Questo è il meraviglioso. Questo continuerebbero a raccontare per sempre nelle terre di Carewal, perché nessuno possa dimenticare che non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. Mai lontani abbastanza per trovarsi. Lo erano quei due, lontani, più di chiunque altro. E adesso grida la voce di Eliseuin per i fiumi di storie che forzano la sua anima e piange Adams, sentendole scivolare via quelle storie, alla fine, finalmente, finite.
Forse il mondo è una ferita e qualcuno la sta ricucendo in quei due corpi che si mescolano. E nemmeno è amore. Questo è stupefacente. Ma è mani e pelle, labbra, stupore, sesso, sapore, tristezza. Forse perfino tristezza. Desiderio. Quando lo racconteranno? Non diranno la parola amore. Mille parole diranno, taceranno amore. Tace tutto intorno. Quando d'improvviso Eliseo sente la schiena spezzarsi e la mente sbiancare, stringe quell'uomo dentro, gli afferra le mani e pensa, morirò. Sente la schiena spezzarsi. E la mente sbiancare, stringe quell'uomo dentro, gli afferra le mani e vedi, non morirà. Non c'è un solo romanzo d'amore esistente al mondo che possa insegnarti ad amare. Lars Amandi non è un poema didattico. Un libro, una poesia possono aprirti a nuove idee, possono farti intraprendere cammini che non avresti mai osato affrontare, spalancarti orizzonti sconosciuti. Ma non chiedere ai libri una risposta alla domanda, per cortesia, ditemi. Cos'è l'amore? Perché non sono in grado di dartela. Ogni singola storia d'amore, vissuta o inventata, riesce a essere unica e diversa e irripetibile rispetto ai miliardi di altre storie già accadute, che accadono, che accadranno. Insomma, l'amore non si impara né teoricamente, né andando a bottega d'altri. Si impara amando, vale a dire perdendosi.